Stasera abbiamo un grande personaggio, ma anche il nostro collega, quindi è con affetto, oltre che con ammirazione, che presento Andrea Ciannotti. Andrea lo conoscete tutti, comunque ricordo i suoi incarichi principali. Andrea è docente all'Università di Pisa e all'Istituto Statale di Mosca di Storia delle Relazioni Internazionali. È direttore dell'Istituto di Studi Eurasiatici che ha fondato insieme a Franco Frattini e direi che è uno dei massimi esperti di questioni russe e sovietiche. Questa sera a Villa Bertelli a parlare del KGB, ma questa scelta su cosa è cascata, diciamo così? Ma diciamo più che altro è frutto del mio lavoro scientifico, perché io mi sono occupato del KGB andropoviano e degli sviluppi che ha avuto successivamente l'organizzazione nel sistema istituzionale della Federazione Russa e dell'ex Unione Sovietica, e quindi è stato ritenuto un tema interessante anche per il pubblico di Villa Bertelli. Oggi il KGB non esiste più, Non giusto? esiste E al suo posto che cosa possiamo trovare? più. Beh, tutta una serie di organizzazioni, di sistemi di sicurezza che sia nella Federazione Russa sia negli altri paesi dell'ex Unione Sovietica continuano a svolgere parte delle funzioni di Intelligence. intelligence interna ed esterna e di tutela dell'ordine e dell'ordine pubblico che prima erano garantiti dal KGB. Dei servizi segreti russi, eccetera, perché tutto sommato rappresenta un tema che non solo è stato oggetto dei miei studi, ma solletica abbastanza l'interesse e la curiosità di tanti lettori, di tanti cittadini che pure non sono magari esperti tecnici o scientifici della materia. Però, se voi pensate, libri, film, romanzi vari, c'è tutto un immaginario che nel corso di tanti anni, di decenni, ci ha portati a formarci un'opinione specifica riguardo a quello che è stato il KGB, l'Unione Sovietica e il sistema dei rapporti fra l'Italia, l'Occidente e questo mondo sovietico orientale. La finalità di questa nostra conversazione oggi è, se possibile, duplice. Da una parte, capire quello che effettivamente risponde alla realtà dei fatti e quanto invece è frutto di una immagine che ci siamo fatti o suggestione che ci siamo fatti anche sulla scorta di questa serie di letteratura, film, cinema e quant'altro. E dall'altra cercare di capire quanto dell'esperienza russa e sovietica e russa oggi può essere uno spunto di riflessione rispetto a questioni dell'attualità internazionale che riguardano anche l'Europa e riguardano anche il nostro paese. Che cos'è il KGB? Quali sono i rapporti che ancora legano questa eredità al sistema di potere russo? Beh, spesso sentiamo parlare, ecco, di una insanabile ostilità, di un'insanabile diffidenza tra la Russia e il mondo altro, il mondo esterno, tra la Russia e l'Occidente. Questa deriva da una precisa causalità storica.